Legato ai percorsi emiliani della città di Ascoli Piceno, il lavatoio si colloca nella zona nord della città, subito dopo aver varcato il Ponte Romano, anche chiamato Ponte di Porta Solestà. La tradizione racconta che nei primi anni del 300, dopo essere stato nominato vescovo della città picena da Papa Marcellino allo scoccare del secolo, molti fedeli sulle sue parole decisero di essere battezzati. Per evitare che tanta gente dovesse scendere lungo le sponde del fiume Tronto, che scorre proprio sotto il ponte romano adiacente, Emidio batte il bastone su un sasso e improvvisamente da quello scaturì una piccola sorgente d'acqua con la quale furono battezzati i presenti. Un'altra tradizione vuole che l'acqua della sorgente sia scaturita dalla pietra in cui cadde la testa di Sant'Emidio dopo essere stato decapitato esattamente nel tempietto di Sant'Emidio Rosso. L'attuale lavatoio fu realizzato in travertino nel XVI secolo per permettere alle donne locali e forestiere di poter lavare i loro panni proprio qui in città, anziché scendere lungo le sponde del fiume. Ristrutturato all'inizio del secolo scorso quando venne abbassato il livello, si presenta con 5 arcate sormontate da una balaustra di colonnine e 3 vasche poste all'interno di uno spazio rettangolare, in cui erano collocate 2 fontane, oggi demolite, che furono realizzate dallo scalpellino bergamasco donato Madonna nella prima metà del XVII secolo. E dal lavatoio di Porta Cappuccina vi aspettiamo alla prossima puntata di Scopriamo Ascoli.